medicina ufficiale riconosce le proprietà dello zafferano. Metterle in pratica e soprattutto metterle alla portata di tutti è possibile, professore? Certo che è possibile, dipende dall'informazione che gli utenti abbiano. E quando parlo di utenti, parlo della popolazione in generale, non solo dei pazienti, perché è stato dimostrato, visto e dimostrato, che alcuni componenti dello zafferano hanno una potente azione antinfiammatoria, antiossidante, antitumorale e antidiabetica. E siccome nei paesi occidentali, cosiddetti sviluppati, dei quali fa parte anche l'Italia, le malattie più frequenti e clinicamente più rilevanti sono proprio le malattie cosiddette croniche, sia infiammatorie che neoplastiche che metaboliche. E l'alimentazione ha un ruolo importante nella prevenzione di queste malattie, anche perché non è stato ancora identificato il fattore alimentare responsabile, ma sicuramente l'alimentazione ha un ruolo importante. E si è visto che quello che noi mangiamo non solo serve a nutrirci, quindi noi in genere consideriamo le calorie, la quantità di carboidrati, proteine, grassi, ignorando che molti nutrienti hanno dei composti, dei componenti, che sono cosiddetti funzionali, addirittura con delle azioni di tipo farmacologico. E lo zafferano, come tanti altri prodotti vegetali, hanno delle componenti che, con la loro azione antinfiammatoria, come ho detto, antiossidante, antineoplastica, o che intervengono nel modulare tanti aspetti del nostro metabolismo, possono essere utili dal punto di vista del mantenimento della salute o addirittura di Però, prevenire professore, queste deve essere malattie. un uso costante, non è che bisogna ricorrere qualora avessimo, ecco, Assolutamente, un'abitudine, uno in stile di genere noi vita. le medicine, quanto vengono prescritte, le prendiamo quotidianamente, non è che le prendiamo una volta al mese, va bene? Quelle che prendiamo una volta al mese o ogni 6 mesi perché conosciamo che loro funzionano nel lungo termine. Ma i costituenti funzionali degli alimenti hanno un'azione limitata di alcune ore, motivo per cui queste dovrebbero essere assunte con una certa quotidianità. Quelli che hanno un valore più importante sono i cosiddetti vegetali, ma se noi mangiamo una volta al mese, ad esempio, dei legumi o delle verdure, questi ci fanno venire mal di pancia. È come chi non fa sport e va a correre una volta al mese e gli fanno male le E che gambe. assunzione dobbiamo, quantomeno, verosimilmente, zafferano, perché non bastano due risotti al mese, come assumerlo in maniera Si può giusta? assumere il zafferano come tanti altri condimenti, possono essere utilizzati non solo per fare il tradizionale risotto, ma si possono usare come condimento e anche come colorante, perché gli alimenti, se sono, come si dice, c'è cioè la cromoterapia, cioè anche il colore degli alimenti può avere un effetto favorevole e positivo sul nostro modo di mangiare, quindi possono essere utilizzate come condimenti, ma anche come E infusione, no? tisane. Come tisana, tanto è vero che il tè verde che contiene delle sostanze salutari viene utilizzato come tisana. Lo zafferano, come tale, o estratti del zafferano possono essere utilizzati come infusi. Come infusi, quindi prendere durante la giornata E prenderlo e dare durante la giornata. rinforzo, visto che vanno di moda gli integratori, quindi come prendo l'integratore esistono anche integratori di zafferano? Sì, questo va di moda, adesso ci sono le mode anche in medicina, no? Se uno non prende un integratore o un cosiddetto fermento lattico viene considerato un sottosviluppato, no? Quindi, però, a volte gli integratori sono delle sostanze specifiche ad altissima concentrazione, ma noi alcune di queste sostanze le prendiamo già ad alta concentrazione con la nostra Normalmente, alimentazione, certo. quindi non c'è bisogno di sovraccaricare ulteriormente. Motivo per cui, parlando dello zafferano, questo deve essere assunto con una certa regolarità, se no altrimenti quegli effetti favorevoli sulla salute non ce l'abbiamo.